Allora, ciao a tutti, questo è un altro video richiesto da una ragazza che si chiama qui su YouTube Girovi, che mi ha chiesto di parlare di quelle che sono le mie mansioni e di quello che faccio quando sono al maneggio. Ora, praticamente non ho mansioni specifiche perché comunque le mansioni più specifiche ce le ha chi lavora lì. Solitamente io arrivo una mezz'oretta prima, al massimo 40 minuti prima che cominci la lezione, in modo da avere tutto il tempo per, con calma, sellare il cavallo e fare tutto quello che devo fare. Io arrivo e percorro il corridoio lungo, 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 infinito del maneggio dove vado. E arrivo, come avete visto nel vlog, nella selleria dove teniamo gli armadietti. A quel punto io comincio intanto a uscire tutte le cose e a portarle fuori. E poi vado a prendere il cavallo che devo montare quel giorno, che magari chiedo all'istruttore prima. Ho cambiato istruttore, poi magari non lo so se vi può interessare, vi spiegherò anche per quale motivo. Ovviamente non avevo nulla contro il vecchio istruttore. Allora, vado a prendere il cavallo che per ora è Fernando, fino a che non ricomincia a settembre, poi a quel punto si vedrà. E solitamente se lui è fasciato tolgo le fasce di dietro, lo pulisco e poi ovviamente lo sello, eccetera. E poi, prima di cominciare, se c'è troppo caldo, vado a prendermi una bevanda anche solamente leggermente zuccherata o una barrettina tipo di cioccolato per evitare che il caldo e il sudare mi spossino troppo e magari, visto che picchia il sole in testa fondamentalmente, per evitare che mi sento stonare poi. E così poi vado, metto gli stivali, eccetera, e salgo a cavallo e faccio la mia lezione. Faccio la mia lezione e poi solitamente finisco, porto il cavallo direttamente dentro la doccia, lo pulisco, dipende, perché allora se il cavallo è molto sudato faccio la doccia intera. Se il cavallo è sudato soltanto nella parte della sella, visto che comunque è molto delicato e col fatto che magari se non c'è eccessivamente caldo, c'è quel leggero vento, poi stando bagnato, anche se qui comunque siamo in Sicilia e ci sono 30 gradi, stando bagnato e poi infilandosi direttamente in box potrebbe avere la tosse o avere altri problemi, quindi evito. Passo solo la spugna e la brusca dov'è che, diciamo, c'è il sudore, e bagno solamente gli zoccoli per pulirli dalla sabbia. Lavo il muso con la spugna, pulisco le mie cose, quindi la testiera, rimetto tutto a posto e poi vado via. Io non ho mansioni particolari, nel senso che non devo fare, per dire, il box o queste cose di qua, perché comunque, come si può dire, da me, comunque anche in tutta la Sicilia, almeno penso in tutta la Sicilia, ci sono due tipi di mezza fida o comunque di tipo di scuola, nel senso che ci può essere la mezza fida all'inglese. Qui si intende all'inglese perché tutto lo fai tu, quindi per tutto lo fai tu si intende lo selli, lo pulisci all'inizio, lo selli, ti fai la lezione, lo diselli tu e il mangiare glielo dai tu. Per mangiare si intende però la parte relativa al mangime, quindi ai cereali che si vengono dati, non al fieno, perché il fieno comunque viene sempre distribuito dai groom del maneggio. E solitamente ha un costo inferiore, mentre la, diciamo, mezza fida o scuola completa ha un costo superiore, perché comunque anche la preparazione del cavallo viene fatta dai groom della scuderia o del maneggio dove si va. E solitamente dipende quanti groom per maneggio ci sono, per esempio si dividono il lavoro e quindi alcuni fanno alcuni cavalli, altri ne fanno altri. Per esempio, c'è chi fa solo i cavalli di scuola, chi fa solo i cavalli privati, tutte queste storie di qua. Comunque, nelle mezze fide o comunque nella scuola, eccetera, non è prevista la cosa di pulire tu il box. Perché, comunque, per esempio, se io dovessi lavorare o se io lavoro, ho il 90% della giornata occupata. Non, scusate, non posso andare al maneggio la mattina alle 6 per fare il box, a pranzo per togliere le fiammate e la sera per togliere le altre prima di andare a dormire. Posso farlo per esempio solo una volta la sera quando magari me ne sto andando, ma nemmeno
più senso, perché poi è il groom che fa il passaggio finale, o mentre tu stai facendo la lezione, magari è il groom che si sta facendo la passata finale, e quindi poi alla fine non ha tanto senso che uno lo faccia. Ovviamente poi dipende che cavallo uno ha, ha magari delle esigenze diverse, e quindi ha bisogno di averla tolta più volte, eccetera, o magari dipende che esigenza ha un cavallo, tipo uno deve mettere le fasce prima di metterlo in box, quindi deve aspettare che magari gli anteriori e i posteriori o tutti e quattro si asciughino, o li deve asciugare con l'asciugamano, quindi bisogna vedere in che situazione si trova. Bisogna vedere anche la politica del maneggio, quindi può essere che questa politica c'è da me a Palermo o nel resto della Sicilia, però se vado a, non lo so, a Roma la politica è diversa, quindi bisogna vedere un attimino che cosa dice la politica del maneggio. Detto questo, spero che il video possa essere stato interessante. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!